C'è stato il compleanno di Enzo e abbiamo festeggiato con un mega pianetino! Nella nostra cucina virtuale, sì, un mega pianetino. E voi direte: ma che è sto robo? Ma che cos'è questo robo? Sì, è la versione gigantesca, gigantografia della merendina, della famosa merendina della Mulino Bianco, le Moon Cake, sì, che Enzo. Nulla hanno a che vedere con la luna, perché comunque c'è una stella a forma di pianetino, appunto, più pianetino. Enzo la chiama pianetino più che Moon Cake, quindi per noi è il pianetino, anzi Mulino Bianco ribattezzala, quelli sono i pianetini. Brava, quindi senza olio di palma è ora anche ribattezzata. Sì, infatti, andiamo a vedere come ho fatto il Moon Cake gigante per il compleanno di Enzo. E come ogni anno eccoci pronti per preparare la torta di Enzino che compie 5 anni. Quest'anno per la torta casalinga, quella su cui spegnerà le candeline a casa, appunto, abbiamo scelto una torta Moon Cake, o come la chiama lui, la torta pianetino, perché lui le merendine Moon Cake, che sono le sue merendine preferite, le chiama i pianetini. Quindi un mega pianetone quest'anno per Enzo, perché faremo una Moon Cake gigante. Per questa torta ho scelto la farina integrale di grano tenero bio organic coltivata in Italia della Probios. Non l'ho mai provata, vediamo come va. Ne useremo 400 grammi, invece 500 grammi sarà di zucchero. Lo zucchero ho preferito prendere lo zefiro. Lo zefiro è lo zucchero, quello a polvere sottile, per intenderci, eccolo qua, perché si discioglie molto molto facilmente. Per la guarnizione ci occorranno 70 grammi di cioccolato bianco e un goccino di latte condensato, 6 uova intere, un pizzico di sale, una bustina e un cucchiaino di lievito per dolci, poi 260 g di olio di semi, 260 g di acqua, una bella cucchiaiata di essenza di vaniglia e 140-150 g di cacao in polvere, molto 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 cacao. Per una tortiera più piccola dimezzate le dosi e verrà perfetta comunque. Per la farcitura, la crema al cioccolato. Io l'ho già preparata prima, ho messo la pellicola sopra. La ricetta è sempre la stessa e la trovate qui dove c'è la I col pallino. La mia crema al cioccolato, ricordo a tutti che è senza uova, quindi una crema adatta, vista la presenza di 6 uova nell'impasto, a questo tipo di preparazione, anche perché viene una crema molto nera e molto cioccolatosa. Cominciamo subito. Come prima cosa montiamo a neve i 6 albumi, separandoli dai tuorli. A questo punto possiamo cominciare a montare le nostre uova, da prima a bassa velocità e poi via via aumentiamo finché non diventano spumose veramente a neve. Saranno pronte? Vediamo un po'. Beh, direi proprio di sì. Verso le mie uova montatissime, senza smontarle, all'interno di un altro recipiente, perché la boule della planetaria ora mi servirà. Voi potete fare questo stesso lavoro con le fruste elettriche, questo in frigo. Verso all'interno della boule della planetaria i 500 g di burro che vi ricordo io, di zucchero che vi ricordo io sto usando integrale, molto sottile, lo zefiro per intenderci. Verso all'interno il cucchiaio di estratto di vaniglia e i 6 tuorli d'uovo, tutti, e monto bene anche questi 3 ingredienti tra loro. Quando lo zucchero sarà tutto preso, e ve ne accorgerete perché rimarrà tutto incastrato all'interno della frusta, aggiungete l'olio di semi, tutti e 260 grammi. Dico tutto a grammi e non ad ml, so che si misura ad ml, perché così chi ha la bilancia soltanto a grammi può andare liscio. Quindi voi misurate la grammi, se avete invece gli ml convertiteli, va bene? Quindi la misura che vi do è a grammi. Piano piano.
Lo zucchero di canna con l'uovo dà grandi soddisfazioni, come potete vedere, guardate, vi faccio vedere, viene fuori una cosa tipo caramello mu, che è uno spettacolo, e con la vaniglia un profumo pazzesco. Aggiungo adesso anche tutta la rimanente acqua. Forza Amanda, tocca di nuovo a te, anche qui ricominciate piano, se no vi ritrovate l'acqua pure sul soffitto. Arrivati a questo punto, aspetto un attimo, prendo una ciotolina, se no faccio un pandemonio, e verso, passandola col setaccio, i 400 g di farina all'interno della boule. Quindi poi toccherà al cacao, quindi adesso vanno dentro le polveri setacciate. È l'ora del cacao. Una vagonata di cacao. Quindi rimettiamo a lavorare la macchina. Piano piano faccio incorporare il tutto. Nel frattempo, nel bicchiere in cui avevo l'acqua, metto altri 60 g di acqua e disciolgo una bustina più un cucchiaino di lievito. Mi chiedete perché io la disciolga in acqua? Perché trovo che il lievito così veicoli meglio nell'impasto che non lasciandolo in polvere. Lo faccio sempre quando uso la farina integrale. Da quando uso questo metodo, lievita alla grande, proprio come la farina 00. So che gli faccio fare reazione, come vedete, so quindi che rovino un po' quello che è la reazione che dovrebbe fare in torta, ma vi posso garantire che funziona, perché il liquido si assembla molto molto meglio della polvere e le particelle si agganciano perfettamente. Ok, dopo aver montato bene questi ingredienti, e solo dopo, uniamo anche gli albumi ben montati a neve e il pizzico di sale. Quindi pizzico di sale e super albumi. Versiamo tutto. Oh mio Dio, è tanto sodo che non entra. Ok, benissimo. E piano piano, senza fare smontare le uova, incorporiamole al rimanente composto. Ok, arrivati a questo punto, smonto la planetaria e vi faccio vedere come fodero la teglia. Voilà, io cuocerò la mia torta all'interno di questa pirofil, di questa ciotola di alluminio dell'IKEA. Speriamo bene, ragazzi. Non avevo una teglia che fosse a forma di zuccotto così grande, e quindi ci si arrangia, ma ci si arrangia anche nel rivestimento. Perché il pianetino, stavo dicendo, no, la mooncake è una torta dall'aspetto ruvido, proprio di pan di Spagna, non liscio, non lucido, quindi io voglio che la mia torta all'esterno non risulti liscia e compatta come da crosta da lievitazione o come da compattaggine se qui passassi il burro e poi ci mettessi direttamente l'impasto della torta. Assolutamente, voglio che appunto risulti bella bella porosa. Allora io uso il burro solamente per far aderire la carta forno allo zuccotto. Faccio dei triangolini di carta forno, li metto sotto l'acqua, quindi li strizzo, alla fine li adagio e li faccio aderire completamente così. Ora con un fazzolettino di carta faccio ben aderire e verso tutto il contenuto della mia boule all'interno di questa tortiera. Ok, vi devo fare vedere un'altra cosa, come posizionarla in forno. Da subito io coprirò la parte superiore, così, tanto c'è molto margine e questo non comprometterà la lievitazione. Quindi due bei fogli a schermare. Questa torta starà molto in forno, fino a un'ora e qualcosina, perché deve lievitare, e tanto lo spessore della torta, quindi devo creare una sorta di cassaforma tutta attorno. Ora vi faccio vedere, che le crei una sorta di doppia atmosfera, sì, vedeteci, insomma, guardate.
è la prima precauzione. La seconda è quella di mettere una leccarda piena zeppa d'acqua sotto, quindi poi mettete sulla griglia lei, sapete che avete la griglia nel forno, ecco, poggiate sulla griglia lei e fate andare in forno a 180 gradi con un ventilato per una cinquantina minimo di minuti. Abbiate l'accortezza di girare un po' ogni tanto la torta, perché il ventilato ha questo brutto vizio di cuocere più fuori e non dentro, almeno il mio è così, cuoce di più la parte esterna perché ventila verso di qua piuttosto che la parte interna. Quindi rigiratela per una cottura omogenea a 50 minuti, non è che dovete scenderla, vi ustionerete entrando nel forno come potrete, come solo noi sappiamo, e fate la prova a stecchino. Questa di solito a me cuoce per un'oretta circa, quindi ogni forno è a sé, l'ho vista cuocere in un altro forno a 50 minuti, quindi vi dico la 50 minuti all'oretta e 10, quindi il vostro forno fa la differenza. Andiamola a mettere in forno allora, 180 gradi, leccarda piena d'acqua sotto e un po' di pazienza. Adesso proviamo a fare la guarnizione. Prendiamo il nostro cioccolato bianco, lo spezzettiamo e lo sciogliamo a microonde. Adagio un tondino di carta su di un piatto, un tondino di carta forno ovviamente, su di un piatto qualunque. Ok, cioccolato bianco fuso è troppo buono. Ok, a questo punto mettiamo un 10 grammi, così non di più, di voilà, latte condensato e mescoliamo. Si creerà questa pasta di cioccolato che verseremo sul piattino. Assemblo tutta questa pasta insieme così, prendo un altro pezzo che tipo di carta forno e col retro del cucchiaio palmo, proprio apro. Ho ritagliato una pseudo stellina del mooncake e adesso la ripasso con la penna sopra la carta forno, ovviamente sul mio cioccolato, sulla mia pasta di cioccolato, e ora libero la forma e metto in frigo a farla asciugare. Dopo più di un'ora e mezza il nostro pan di Spagna è pronto. Adesso dobbiamo praticare un bel foro tutto qui, molto laterale, perché dobbiamo svuotare tutta la torta, ma nello svuotarla dobbiamo tirar fuori una sorta di pavimento unico. Quindi io userò un mezzo improprio, che è questo, che mi consentirà di fare la seguente. Voilà. Il mio tappo, voilà, così. E, come vedete, fuma abbastanza. Con un cucchiaio svuoto ben bene tutta la torta al suo interno. Non rovinatela. Quindi, cosa vi consiglio? Preparatevi la strada col coltello, non uscite la torta dalla tortiera, perché è meglio sempre lasciarla in forma, e man mano scavate col coppapasta. Prendo adesso la nostra bella crema, non aspetto neanche che sia fredda perché tanto non sformandola a me poco importa, stendo il primo passaggio di crema sulla torta così, a fare ben aggrappare il tutto, e adesso senza troppi riguardi la riempio tutta. Messo dentro un chilo di crema, ho fatto un litro di latte, chi vuole leccare la pentola? E allora la parte più buona, ragazzi, vado a posizionare il mio tappo e lì dove c'è qualche buchino approfitto della parte che ho tolto e vado, tanto questo sarà il sotto, non lo vedrà nessuno, a noi interessa solo che non fuoriesca la roba. Perfetto, a
adesso copro ben bene e lei passa la notte in frigorifero. La vedremo domani mattina quando sarà bella fredda, pronta per essere sformata. Se invece la fate il giorno stesso, quelle 4-5 orette in frigo fategliele passare. Ed eccoci qua al mattino successivo. Buongiorno, sono le 9:10, quindi proprio mattina presto per noi, è domenica, quindi alba direi. Bene, prendiamo la nostra torta, è il momento di scaravoltarla su di un piatto che dovrebbe essere più o meno della stessa grandezza della circonferenza della teglia. Cosa facciamo? Mettiamo il piatto lì e scusate se il sotto è sporco, ma ovviamente capirete bene, e facciamo in modo che la nostra torta venga giù, perfetto, voilà, eccola. Posizioniamola bene al centro del piatto e piano piano eliminiamo tutte le nostre cartine. Adesso voglio darvi la tipica conformazione del pianetino. Prendo una grattugia dalla parte liscia e vado a raschiare leggermente, leggermente tutta la patina superiore. Ok, e adesso Enzo metterà la stellina qui, qui, al centro, qui. Bravissimo, lascia. Adesso noi la lasciamo fuori dal frigo e gli spuntoni della stellina verranno giù piano piano perché si ammorbidiranno a temperatura ambiente e accompagneranno il nostro pianetino che si chiama in realtà mooncake, la nostra mooncake fatta in casa. Ora ditemi, ma non è bellissima? Non è proprio uguale? Non è proprio uguale? È uguale. È proprio la torta di compleanno di Poti. Vi lascio le foto, noi ci vediamo dopo. Ciao e buona mooncake a tutti! Genuina e stellare! Mooncake stellare a tutti! Ciao! Che bello, ma soprattutto ragazzi, che ingredienti, farina integrale, zucchero di canna, olio di semi, niente schifezze, niente burro, potete darla tranquillamente ai vostri figli con la certezza di fargli solo del bene, non soltanto perché li festeggiate ma anche perché li coccolate con del buon cibo sano. Quindi una torta golosa com'era? Era buonissima, veramente ottima, meglio del pianetino, una cosa spettacolare. Era buona, veramente. L'abbiamo mangiata tutta, ottima. Fino all'ultima fetta, si è conservata 5 giorni benissimo in frigorifero, certo. E devo dire spettacolare. Tra l'altro è una torta che permette anche gli spostamenti perché regge molto bene anche lo star fuori dal frigo per un bel po'. Perfetto. Quindi non avendo burri, non avendo eccessivamente latte, no vabbè c'è il latte della crema, ma regge un bel regge, po'. Regge, e quindi vorrei ringraziare in particolare T che ci ha fornito questa ricetta, grazie, mi raccomando. Telefono casa, va sempre. Bene, comunque Enzo è stato molto soddisfatto, ti è piaciuta la torta? Sì. È stato molto soddisfatto malgrado il suo tono e soprattutto sono stata soddisfatta io di aver creato una torta bella modaiola e anche buona come ingredienti, che è poi la cosa a cui tengo di più. Se questa torta vi è piaciuta regalateci un bel pollice in su e soprattutto condividetela sulle vostre pagine Facebook. Ombretta e Gabriele vi aspetteranno il 26 novembre a Bologna per la fiera della creatività e dell'hobbistica del mondo creativo al padiglione D. Alle ore 17 del 26 novembre ci sarà l'incontro di Arte per Te. Venite numerosi, trovate la pagina evento proprio sulla mia pagina di Arte per Te. E quindi vi aspettiamo, se vi fa piacere conoscerci e darci un abbraccio di presenza, saremo lieti ad aspettarvi. Mi raccomando, portate il dolce. No. Detto ciò, come dice Ombretta,
Noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole, ciao! Eccoci pronti all'estrazione delle capsule in omaggio da parte delle aziende che abbiamo recensito. E allora, non sono da parte loro, sono da parte nostra, ve le abbiamo messe noi da parte. I commenti sono 43, quindi estrarrò dal più recente al meno recente un vincitore soltanto e solamente i commenti principali con random.org. Quindi facciamo uno di 43 e vediamo a che arriva questa busta di capsule al numero 6. Che belli questi sorteggi così facili facili. Andiamo a vedere chi è. 1 2 3 4 5 6. È Sebi Bonanno, da provare, vi seguo da un po', posseggo una Nespresso ma contavo di comprare una Dolce Gusto per l'ufficio, grazie per le vostre simpaticissime recensioni. Bene, hai un motivo in più per comprarti la Dolce Gusto, ti devi sparare queste capsule, mandaci il tuo indirizzo e le capsule saranno presto a casa tua. Per tutti gli altri non demordete, come sempre i giveaway ritornano presto. Grazie a tutti per aver partecipato, brava Sebi, chiamaci, chiamaci magari, mandaci un messaggio e facci sapere il tuo indirizzo. Ciao a tutti!